Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, ritornati nel post partita di Roma-Napoli, finita 1-0. 1-0 ragazzi, io non so se sfogarmi o se spaccare qualcosa. Non perché, diciamo, il Napoli ha meritato la vittoria, perché ha meritato la vittoria, ma quello che non capisco io, onestamente parlando, è che abbiamo fatto una bella partita difensiva, perché ovviamente abbiamo fatto una bella partita difensiva. Smalling, secondo me, è il migliore in campo della Roma. Non ci fosse lui, la Roma prenderebbe un po' di esagerato 3-4 gol a partita, però lasciamo perdere. È stata fatta una bella partita difensiva, però io mi domando, col pareggio oggi, carissimo Mourinho, che cazzo ci facciamo col pareggio oggi? Oggi mi devi spiegare, carissimo Mourinho, che cazzo ci facevamo col pareggio? Col pareggio che cazzo ci facevamo? Ma quando si allenano i giocatori, si allenano solamente sulla fase difensiva oppure quella offensiva, cazzo? Quella difensiva oppure quella offensiva? Perché offensivamente facciamo schifo. Offensivamente senza Dybala facciamo schifo. Facciamo schifo, ragazzi. Senza Dybala facciamo schifo. Facciamo schifo. Zaniolo, che ha avuto comunque un'occasione per metterla dentro, e poi è stata lì la parata di Meret, e poi il tiro di Camara che l'ha presa Zielinski. Però porca miseria, tu oggi metti caso che ti riuscivi a portare diciamo, a casa un punto. Che te ne facevi di un punto? Un punto, che te ne facevi? Ah, bella, abbiamo pareggiato contro il Napoli. Sì. Un punto, carissimo Mourinho, che cazzo ce ne facciamo? Servivano i 3 punti. Servivano i 3 punti. I 3 punti. Io, fossi Mourinho, prossima partita, Abraham lo lasci in panchina. Abraham lo lasci in panchina. Abraham ha rotto il cazzo. Abraham ha rotto il cazzo. Secondo me si sbloccherà, però si deve svegliare, si deve da svegliare, svegliare, punto. Ecco, quindi carissimo Mourinho, io capisco che magari hai paura sbilanciarti perché il Napoli è forte, ha delle soluzioni, tutto quello che vuoi, però c'è da fare, c'è da provare a segnare, c'è da provare a creare qualcosa, c'è da provare a fare qualcosa, no? O ci dobbiamo stare 90 minuti e poi esultiamo? Manco 18, siamo a vincere 1-0. Ha messo il pullman, ci sta. 0-0. Complimenti a Napoli perché ha fatto una bella partita. Il rigore non c'era e non rompete il cazzo, che tanto avete vinto lo stesso. E noi, altra partita difensiva. Mi sembra di vedere un po' la Juventus. Un po' la Juventus, ragazzi, che ci difendiamo, non creiamo tanto. Cioè, alla fine, contro le squadre, come ho detto io, un po' più tecniche, non fai un cazzo, perché non fai un cazzo. E con le squadre Verona, stesse squadrette qui, riesce a fare anche qualcosa offensivamente. Quindi, perché l'altra volta con la Sampdoria abbiamo vinto su calcio di rigore e ci siamo difesi. Anche lì non è che abbiamo creato tanto. Cioè, io spero che Mourinho queste cose, che sia una persona intelligente, le sa. E ci lavora, che non ha, diciamo, buttato al cesso la fase offensiva da quando Dybala si è infortunato. Perché noi dobbiamo aspettare che rientri Dybala per poter vedere qualcosa in attacco. Ecco, quindi, caro Mourinho, in allenamento cerchi di allenare anche la fase offensiva. Perché nel calcio non si vince chi ha la miglior difesa, vince chi ha il miglior attacco, anche chi ha la miglior difesa. Ma per vincere devi segnare, se non segni. So cazzi, ecco, come oggi che a buce di culo ti porti a casa un punto che non ti serve nulla, però come è successo lì, Osimhen, che i napoletani criticano sempre Osimhen, non capisco il motivo. Io sinceramente, io di un punto oggi non me ne facevo nulla, non me ne facevo nulla, perché ragazzi, dovevamo portare a casa 3 punti, al di là che avevamo l'occasione di andare a meno uno, a meno due dal Napoli, a me non me ne frega un cazzo, a me interessa ritornare in Champions. L'obiettivo della Roma è ritornare in Champions? Sì. Devi andare in Champions? Sì. Devi conquistare i 3 punti per mantenerti distacco dalle altre? Sì. Perché non l'hai fatto? Perché siamo coglioni. Siamo coglioni e ci mettiamo sempre del nostro a non fare le cose. Ecco, poi nel secondo tempo, mettendo quella pippa di Vigna che non serve a un emerito cazzo, non serve a un emerito cazzo Vigna,
Lasciamo perdere. Oggi tutti bocciati tranne Smalling, che Smalling è pure Camara che mi è piaciuto, però vi dico, Smalling migliore in campo della Roma. Se non ci fosse lui, 3-4 gol a partita non ce li toglierebbe nessuno. Detto questo, ciao ragazzi, Mourinho, a fase offensiva pure.